Grazie Mariangela di averci ospitato e prima di presentare questo racconto che parla di tempo e di storie, ci facciamo subito guidare, entriamo nel vivo di questo libro grazie a due giovani lettori che sono anche due allievi della scuola d'autrice, che si chiamano Beatrice e Matteo e ci fanno subito entrare nell'atmosfera di questo racconto magico. Dammi un attimino. Nel paese di Kairos, agglomerato di case in pietra, disposte ad orologio intorno alla fontana dell'intervallo. situato nella valle del Cronotempo, ai piedi dei monti Astitu. C'era un negozio molto, molto speciale. L'ultimo in tutto lo stato. Tutti gli altri avevano ormai chiuso. Era l'ultima bottega del tempo e non subitaneo. Registrato all'anagrafe per la rapidità con cui appariva sulla scena e repentinamente svaniva. La gestiva, ci viveva, la amava con tutto se stesso. Essendo appunto rimasto l'ultimo crono emporio del paese, nonno Sub, come confidenzialmente lo chiamavano ormai tutti, Nonno Sub! Nonno ha capito! Oh, come stavo dicendo, aveva un grande affare e così lo aiutavano gli attimini. Sub! Come Attimino Risolino, RSU, Attimino Contabile. Ma adesso non è che devi dirli tutti. Vabbè, erano piccole ma operose creature, veloci, buffe. Buffo Fantasiose e instancabili, talvolta perfino irrefrenabili. Come scoprirete po' avanti. si presentavano ogni ora del giorno e della notte persone di ogni tipo e genere. Ma ogni persona che veniva alla bottega, da vicino o da lontano, Aveva soprattutto una storia da raccontare. bravissimi i nostri due giovani lettori, veramente bravi e direi che hanno già detto moltissimo dell'atmosfera che c'è in questo negozio. Si parla di un negozio del tempo, si parla di un nonno subitaneo e dei suoi instancabili amici che sono questi attimini. E si parla soprattutto, non solo, ecco, di tempo e di tempo consapevole, di tempo particolare, ma si parla di storie, storie di vita. Mi piace leggere una recensione che ho visto, che secondo me inquadra perfettamente questo libro di esordio, che chiamerò Racconto, di Paola Di Pasqua. Nonno Subitaneo e i suoi attimini gestiscono una bottega speciale, impacchettando momenti e porzioni di tempo consapevole, si mettono a disposizione di chiunque abbia bisogno dei loro preziosi consigli. Paola Di Pasqua, come ti è venuta questa idea? Quanto è durata l'incubazione di questo racconto? Chi è arrivato prima nella tua mente fantasiosa, il nonno, gli attimini? E raccontaci insomma la genesi di questo racconto veramente originale. Allora, intanto saluto tutti quanti e ringrazio per tutti gli attimini che mi state regalando perché sono veramente preziosi. Allora, questo libro com'è nato? È nato in base al suo argomento, intanto che è il tempo, e il tempo devo dire che si lega in modo spontaneo a tutte le mie attività professionali. Quindi all'interno del mio percorso di insegnante, il tempo è il filo conduttore che accompagna comunque nell'educazione, nel processo di cambiamento dei ragazzi, quindi è sempre stato con me. E anche nell'aspetto teatrale il tempo è sempre stato con me, perché insegnando teatro ho imparato come il tempo è un direttore di orchestra, no? Che decide quando uno spettacolo deve usare certi ritmi piuttosto che altri e in base a quelli che emozioni regalare, per non parlare delle pause, che sono veramente i contenitori temporali delle emozioni degli spettatori.
però questo riguarda l'argomento. Invece il libro in sé è nato assolutamente in modo inaspettato, è nato in montagna, è nato in Valmaira, in una vacanza di 2 estati fa, ed è nato in mezzo alla natura incontaminata e al silenzio, e a quel tempo che ti concedono questi 2 elementi per ascoltare quello che la fantasia ti suggerisce. E quindi, forse per associazione di idee, di baite, di montagna, ho iniziato a vedere per prima questa bottega del tempo che era bellissima, era affascinante così come Chiara l'ha disegnata. E non ho fatto altro che bussare, e quando ho bussato e ho aperto la porta, devo dire che ho fatto l'unica cosa che faccio sempre quando scrivo o testi o favole o copioni teatrali, mi sono solo seduta e ho dato la mia penna ai loro racconti, ho apparecchiato il palcoscenico per loro, che mi hanno raccontato una storia a mia insaputa, senza che io l'avessi minimamente pensata, almeno a livello conscio. Ecco, è nata così, è nata tra i monti e nel silenzio. Bene, io effettivamente, come potrete vedere, sono la sorella, mi chiamo Di Pasqua e sono la sorella, ho l'onore di presentarla. Ricordo perfettamente quando mi avevi iniziato a raccontare appunto di alcuni personaggi, questa idea di una storia sul tempo, e devo dire che il tempo è la merce più preziosa di questo che abbiamo al mondo, più che mai in questo momento in cui siamo tutti congestionati, e è anche particolarmente protagonista dopo gli ultimi eventi, no? Che hanno scandito la nostra società, anche perché per una questione di circostanze ci siamo ritrovati tutti non molto tempo fa ad averne per certi versi molto di più o comunque di natura differente, quindi ci siamo ulteriormente confrontati con questo tempo e con la sua qualità. Perché appunto in questo racconto è molto presente l'idea non solo di avere del tempo e di chiedere del tempo a questo nonno e agli attimini, ma che esista un tempo particolare a livello proprio di qualità per ogni cosa ed esperienza, e che sia un tempo diverso. È diverso il tempo da dedicare ai bambini, da quello da dedicare a 2 genitori anziani che vanno accuditi, ancora diverso da quello che si dedica al lavoro. E quindi questa idea che non sia solo una questione appunto di tempo trascorso, di manciate, di spiccioli appunto, minuti, secondi e ore, ma che ci sia una qualità. Io vorrei chiedere a Francesco Langella, che è qua con noi, bibliotecario per ragazzi, pilastro della Biblioteca De Amicis e membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Bibliotecari. Lui che è un esperto di storie, oltre ad essere una persona che ha saputo avvicinare, secondo me, ai libri, alla lettura, intere generazioni, quindi un cultore delle storie, vorrei chiedere innanzitutto un affresco di Paolo Di Pasqua. Io so che la conosci da tantissimo tempo, lei ha fatto tante cose, non lo dico perché è mia sorella, ma perché effettivamente in questo breve racconto escono fuori, no? Tutte queste anime. Allora mi piacerebbe che ce la fotografassi in poche parole, ecco, qualche aneddoto su questa strana creatura che secondo me assomiglia oltretutto a un attimino, e poi capirete chi ancora non l'ha letto, non l'ha visto. Ci sono, forse non mi sentite. Ecco, ci siamo. Ora sì, ti sentiamo. Parlare di Paola è un impegno improbo, nel senso che sono trascorsi molti anni da quando ci siamo conosciuti in via Archimede, quando la sede della Biblioteca De Amicis, giovanissima lei, io già con una certa esperienza educativa, pedagogica e bibliotecaria, e mi sono visto una persona con veramente una persona piena di energia, piena di voglia di fare e con tante competenze, da quelle teatrali a quelle musicali. Cioè, ricordo una performance fatta
alla biblioteca di Amicis, molto bella, molto incisiva, che ha coinvolto molto i bambini e i ragazzi, bambini, bambine e i ragazzi presenti. Poi ci siamo rivisti dopo molti anni, direi, e ho visto che ha continuato a fare le stesse cose a scuola, cioè la cosa incredibile, ha riportato quella freschezza, quella integrità pedagogica, umana, emotiva all'interno della scuola, che sicuramente non è una buona bottega del tempo, ecco, se vogliamo usare, anzi consuma molto tempo alle persone che ci operano e non sempre felicemente. Io per 5 anni l'ho seguita grazie a Beatrice, a mia nipote, e devo dire che ha mantenuto questa integrità, questa coerenza, questa passione, questa energia, ecco, questa energia vitale, ecco, cioè tanto per che aveva, diciamo, già giovanissima, ecco, dunque non che ha maturato attraverso un percorso rigorosissimo, perché al di là della sua dolcezza c'è un rigore quasi teutonico, mi sento di dire, ecco, cioè questo è un po' il mio pensiero. Abbiamo qua con noi anche Chiara Navone. Chiara Navone ha dato un volto, un corpo, un volto a questi personaggi usciti dalla mente fantasiosa di Paola Di Pasqua, e ha realizzato la veste grafica di questo libro che, come in tutti i libri, è importantissimo. Come sappiamo, nei libri rivolti all'infanzia, anche se non è rivolto solo all'infanzia, è quanto mai importante. Allora mi piacerebbe sapere da Chiara a cosa sei ispirata, se ha deciso la veste grafica insieme a Paola, come sono nati questi personaggi, anche appunto dal punto di vista proprio estetico, l'ambientazione, insomma, raccontaci come è uscito dalla tua fantasia anche questo libro. Ciao a tutti intanto. Allora, sì, è stato un lavoro sicuramente lungo e mi ripeto che ha avuto bisogno di tempo. è nato sicuramente ormai un pochino di tempo fa e lo abbiamo, vabbè, chiaramente è nato dall'idea del racconto, quindi è nato principalmente nella mia testa mentre l'ho letto la prima volta. La parte, diciamo, grafica e i personaggi degli Attimini e tutti gli altri personaggi, le ambientazioni. E penso che succeda un pochino a tutti quando si legge un libro di immaginare nella testa quello che si sta leggendo, quindi dare un volto alle parole che uno sta leggendo, ai personaggi che uno sta seguendo durante il racconto. E così è successo anche a me la prima volta che ho letto il racconto di Paola. Nella mia testa si sono un po' formati questi Attimini e si sono formati tutti gli altri personaggi del libro e si sono formate le ambientazioni, la città, anche perché Paola all'inizio del racconto è molto descrittiva e quindi questa cosa sicuramente mi ha aiutato tantissimo. La prima cosa che ho disegnato sono state queste che io mi sono immaginata come pozioni del Crono Emporio, e quindi quello è sicuramente stato la prima immagine che ho avuto nella testa e che poi ho trasportato sulla carta. E poi sicuramente la cosa che è arrivata dopo è stato il primo Attimino che ho disegnato, e da lì poi sono nati tutti gli altri. Ecco, allora in realtà in qualche modo l'abbiamo già detto, perché questi Attimini sono degli aiutanti instancabili, sì, di questo nonno Sub. Però per chi non ha ancora letto il libro, Paola, tu che sei la mamma degli Attimini, di 3 parole per capire, perché... sono, anche se in qualche modo li hanno già presentati Matteo e Beatrice, sono delle creature effettivamente, dice, buffe,
ma in realtà molto profonde, molto sagge, molto introspettive. C'è l'attimino filosofico, l'attimino introspettivo. Quindi sono creature molto particolari, no? Io ho notato, adesso Paola si offende, l'ho già detto, ma lo ridico, che in realtà questi attimini assomigliano a Paola. Come idea, ovviamente, non ti... Però... lo stacco di gamba uguale. L'attimino a me ha ricordato Paola. È vero? Non è vero? L'ho visto solo io? È possibile che... No, che tu in qualche modo te lo immaginassi così, perché comunque lo collegavi anche a Paola. Sono personaggi... Ma molto... allora, sicuramente, inconsciamente, probabilmente un po' le guanciotte gliel'ho fatte come le guanciotte la Paola. Però non è stato voluto, ecco, questa cosa non è stata voluta. Anche perché la prima volta che poi ci siamo viste con Paola e che mi ha chiesto appunto di illustrare il suo libro... e me l'ha fatto leggere, le ho chiesto se lei aveva un'idea di come voleva questi personaggi, di come voleva le varie illustrazioni. Però lei mi ha detto no, assolutamente non ti voglio dire niente, voglio che tu faccia tutto da sola, senza darti nessuna indicazione, nessuna influenza, diciamo, come vedo io, come me le immagino io. E quindi sono andata libera, diciamo, senza nessuna costrizione, e quello che poi è uscito è quello che poi potrete vedere sul libro. E poi chiaramente insieme abbiamo fatto tutta una scelta di come e dove mettere le illustrazioni, di come e dove impaginare ogni cosa. Abbiamo avuto un supervisore molto... attento, che è Angela, che ci sta seguendo e che ci ha, diciamo, corretto e dato tante indicazioni anche lei preziose, e quindi è stato anche un lavoro molto di squadra poi successivamente, anche se magari appunto inizialmente non sono stata indirizzata da nessuna parte, ed è stata una cosa molto bella poi lavorare insieme successivamente per costruirlo in totale, ecco. Dalla copertina alle presentazioni in fondo. Allora, vorrei chiedere a Francesco una riflessione su quanto sono importanti le storie nell'infanzia, nel senso che, come ho già detto, è una storia che parla di tempo, perché la gente che viene alla Bottega del Tempo chiede proprio un tempo, no? Particolare, ma porta la propria storia, quindi è un crocevia di storie. E mi piacerebbe una riflessione da parte di Francesco su questo argomento. Ma le storie sono davvero importanti, le storie in qualche modo ci portano verso altri mondi, ci danno la possibilità di andare oltre la nostra quotidianità, ecco, oltre direi la banalità della nostra quotidianità molte volte. E condividere le storie credo che sia estremamente terapeutico. Per esempio, la lettura ad alta voce è una buona pratica che è coinvolgente, dà delle energie per chi la pratica e anche per chi ascolta. Ecco, credo che le storie ci diano la possibilità di andare oltre situazioni complicate come quella che ci troviamo ad affrontare oggi, ecco, cioè credo che poi la Bottega del Tempo, immagino che sia fondamentalmente, ognuno ha una propria Bottega del Tempo. Per me è facile dire che delle storie come incontro con le persone, ecco, questo sono momenti molto importanti. Per me è facile. No, dicevo che la Bottega del Tempo per me è fondamentalmente vedo molto la biblioteca, ma è la Bottega del Tempo è anche la classe di Paola in tutti questi anni, come l'ho vista crescere, come l'ho vista vivere la scuola e la relazione con lei, ecco, sono tutte quelle botteghe di senso, ecco, secondo me, che mantengono questo scambio, ecco. Fondamentalmente il tempo, se dobbiamo dare un'altra
Un'altra definizione è proprio scambio, incontro tra generazioni diverse, e qui c'è questo aspetto intergenerazionale nel libro, per tornare un momento al libro. C'è un elemento molto importante, positivo, cioè c'è un senso di futuro in questo libro. Ecco, un altro elemento che secondo me è centrale è il futuro. Ecco, noi siamo abituati da anni a non parlare mai di futuro e non prospettare mai futuro. Ecco, in questo libro c'è questa dimensione del futuro che accoglie generazioni diverse. Il tempo è il tempo della condivisione tra generazioni diverse. Adesso, secondo me, credo che sia veramente importante, se qualcosa ci ha insegnato il lockdown e questo periodo che durerà ancora per un po', ecco, è che dobbiamo trovare il tempo di dialogare con gli altri. E si dialoga con gli altri quando si trova una dimensione di dialogo con noi stessi. Ecco, questo è l'altro elemento molto importante. Tra i tanti tipi di tempo che ci sono e che vediamo, sì, no? Il libro, attraverso queste storie, c'è anche quello per i bambini, no? Sì. Il tempo dedicato ai bambini. Dimmi tre aggettivi che deve avere un tempo che si rispetti dedicato ai bimbi. Deve essere un tempo disponibile, deve essere un tempo affettivo e emotivo. È sorridente, ecco, se devo dire un altro aspetto, è sorridente. Vedo pochi insegnanti sorridere, anche pochi bibliotecari, devo dire, che sorridono. E questa, diciamo che il sorriso, e poi un altro aspetto molto importante, tanto perché il libro l'ho letto tante volte, perché mi vengono proprio, parla da solo questo libro anche a me in questo momento, ecco, è l'abbraccio, ecco, l'abbraccio è la metafora proprio educativa per far crescere, no, per crescere noi e per far crescere i bambini. Ecco, questo è l'elemento che credo che sia peculiare. Assolutamente. Allora io invito a seguire l'esempio della nostra ottima ascoltatrice Barbara Roncarolo, che ha iniziato a scrivere in chat dei suoi commenti, pensieri, e invito chiunque voglia esprimere un pensiero riguardo al tempo, riguardo alle storie, riguardo insomma tutti gli argomenti che stiamo affrontando qua, a scriverli nella chat di Zoom, affinché si possano poi raccogliere e valorizzare. Ecco, voi che tempo chiedereste se doveste recarvi alla bottega del tempo a Nonno Sub? Tempo per che cosa? Oppure commenti su questo momento che ci stiamo regalando insieme. E approfitto anche per dire che chi fosse interessato al libro può scrivere alla mail dammiunattimino@gmail.com, che tutti voi avete, attraverso la quale vi siete registrati all'evento, e noi, sfidando il lockdown, vi procureremo una copia. Mi piacerebbe chiedere all'autrice, visto che secondo me i tempi iniziano a stringere, se c'è un personaggio. Allora, sappiamo bene che un autore deve amare i propri personaggi, è proprio quella la cartina di tornasole per trasmettere qualcosa ai lettori. Entrano nella tua vita, alla fine li ami, e se poi anche il lettore li ama e si trova a pensare a loro durante la giornata come se fossero creature vive, allora... il click è riuscito. Paola, qua un personaggio che hai amato in modo diverso, un po' più degli altri, che ti è più caro, che... sul quale vuoi spendere una parola in più, senza nulla togliere agli altri, come se fossero tutti figli? No, non tolgo nulla agli altri, però spendo due parole giusto per il tempo, quello a cui ne ho dedicate poche nel libro, che però è il vero protagonista, era quello che nel libro ha bisogno di attenzione, ed è il tempo della fantasia, ed è quello che ho appena solo accennato, sfiorato, ma in realtà è proprio il protagonista, e quindi è quello di cui parlare, è quello che aveva però bisogno di tutti gli altri per diventare il vero protagonista. Mentre tutti gli altri, devo dire che sono personaggi di cui io sono assolutamente succube, perché sono, arrivano, fanno tutto quello che vogliono, che pensano, sono tutte sfumature di mie, come penso di ogni persona, e si hanno bisogno di dire delle cose, di raccontarsi, e io li vedo quando li scrivo come veramente penso che faccia una madre con i propri figli, li faccio crescere, li faccio diventare forti, li faccio parlare,
E poi però vanno via, vanno via come dei figli che non hanno più, che sono abbastanza forti per vivere la loro vita, e quindi diciamo che non ne hai, li lasci andare, ecco, e quindi la sensazione, il sentimento che ho per loro è un sentimento di libertà, perché a quel punto non sono più solo miei, sono di tutti quanti, quelli che li leggono e li sanno accogliere. E capire. Insomma, cosa sarebbe il mondo senza fantasia e senza poesia? Io non vorrei troppo divagare. Molti anni fa ho letto uno dei libri che ho amato di più tutta la vita, che è Le ceneri di Angela, che ho condiviso con mia sorella, e ricordo, senza annoiarvi, che c'è insomma un personaggio di un papà decisamente discutibile, ma tanto discutibile, e che normalmente chi incontravo per parlare di questo libro spendeva, sul quale appunto normalmente si spendevano parole di critica. E quando parlai di questo libro invece con mia sorella, lei mi disse: un papà meraviglioso ha portato la poesia in quella famiglia, che è veramente una cosa, per chi ha letto questo libro, saper cogliere veramente da parte, ovviamente se non l'avete letto, da una parte non potete capire, però vi basti pensare che a me ha stupito, ecco, perché ha saputo vedere questo in un personaggio decisamente problematico. Effettivamente era un papà che portava però la fantasia e la poesia in questa famiglia disastrata, poverissima, piena di problemi di tutti i tipi. E quindi la poesia, il saper portare la poesia e la fantasia anche dove apparentemente non c'è terreno fertile, anzi più che mai in quelle situazioni. È un racconto quindi che è un inno alla fantasia, che Paola veste molto poco, anche se ci fa intravedere come potrebbe essere, ed è un racconto, lo diciamo ancora una volta, che va letto insieme ai bambini, prendendosi per mano e assaporando questo tempo senza distrazioni, perché deve essere un tempo lento. Sicuramente la lentezza scandisce questo racconto e si sottolinea la necessità di un tempo giusto e non congestionato, e che possa assaporare tutto quello che accade. Noi siamo, Maria Angela, ci dici esattamente, proprio per non doverci salutare così col... Io faccio il countdown, mancano 10 minuti. Abbiamo ancora un po' di tempo a proposito di... ecco, Kairos, questa è ancora una domanda all'autrice. Tu hai concepito, diciamo, il racconto in Valmaira, che è un posto magico, conosco anch'io. Ma Kairos, se dovesse essere, portaci in questo posto, ecco, dove è lì? È qualcosa del genere? O potrebbe essere... Guidaci a Kairos. No, ecco, Kairos non è assolutamente un luogo. Ecco, anche se nella nostra storia lo è. È tutto fuorché un luogo. Kairos è proprio una parola che significa tempo cairologico, no? E nell'antica Grecia c'era il tempo cronos, che era il tempo quantitativo, il tempo logico, sequenziale, e Kairos invece è il tempo del momento giusto. È il tempo opportuno, lo traducono come un tempo opportuno, un tempo supremo. E siccome supremo per me è l'ascolto, allora questo è il luogo dell'ascolto, quindi è un luogo, è uno spazio emotivo, è uno spazio che insomma deve diventare sempre più grande, perché è il vero spazio delle relazioni umane, delle ricchezze umane. Questo quindi è il mio Kairos, quindi ha una bellissima rappresentazione grafica, ma in realtà è un non luogo, è un luogo dentro. Non c'è l'ascolto, non c'è più, sta sparendo, è una sensazione, lo chiedo a Francesco Langella, mi sembra che ci sia un problema di ascolto. Vedo che a volte i bambini tendono a parlare quasi urlando
E la mia idea, magari sbagliata, è che a volte non siano ascoltati. Ovviamente non tutti, non sempre, ma mi pare di capire che il tempo dell'ascolto sia un po' in crisi. Un commento tuo, Francesco. Sì, sì, il problema è che c'è una svalutazione della parola fondamentalmente, che non è di solo di oggi, è da ormai da tanti anni. La svalutazione della parola, la banalizzazione delle parole e la banalizzazione della comunicazione, ecco. Devo dire che è una difficoltà oggettiva da una parte che abbiamo noi come adulti a comunicare ai bambini, ma i bambini anche ad ascoltarci. Ecco, dunque io credo che però io vedo positivo quando in una classe ci sono insegnanti come Paola e come altre che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere in 40 anni di pratica delle scuole delle insegnanti e degli insegnanti anche, devo dire che i bambini percepiscono l'autenticità della nostra comunicazione, capiscono che noi non fingiamo un ruolo, ma siamo autorevoli perché pesiamo le parole, perché siamo coinvolgenti, perché condividiamo le loro aspettative. Ecco, c'è un'aspettativa di leggerezza da parte dei bambini che molte volte la scuola fa. A scuola si fa anche molto fatica, io non voglio fare una critica agli insegnanti, ecco, in spazi rigidi e codificati, però voglio dire, c'è modo di uscirne, ecco, è un lavoro che non spetta solo alla scuola, ma spetta anche all'interno delle famiglie, ecco, il dialogo con i bambini, uscire spesso con i nostri figli, andare a giocare, mescolarsi, confondersi, ecco, con i bambini. Ecco, devo dire che vedo che c'è, nelle generazioni più giovani c'è una grossa difficoltà a praticare, a mettere in atto queste buone pratiche. Ecco. Comunque io penso positivo perché in fondo, proprio per questa idea di futuro che c'è non solo nel libro ma anche nelle energie positive di molti insegnanti, di molti bibliotecari, di molti genitori, io ho visto cosa ha significato per i genitori della classe che ha avuto per 5 anni, Paola, la presenza di questa esperienza. Cioè, questa è stata un'esperienza che ha fatto crescere anche i genitori, ecco, cioè vogliamo dirla questa cosa qui, ha fatto crescere i genitori che si sono sentiti parte. Io venivo agli spettacoli, sono venuto anche, li ho visti tutti, e devo dire, al di là della bellezza di questi spettacoli curati benissimo, questo senso di appartenenza dei bambini, anche la senso di appartenenza fa parte di un ritrovamento, come posso dire, di senso e di parole all'interno della scuola e anche fuori della scuola, in teatro. Ecco, in questa esperienza c'è una coincidenza tra tempo e spazio, cioè si parla molto di tempo vissuto, ma qui siamo riusciti a realizzare uno spazio vissuto e non soltanto all'interno. E perché della c'è coincidenza, cioè il tempo è una variabile di cui coincidenza, sono fatti fisici, c'è coincidenza, c'è coincidenza sentimentale, perché questi bambini si vede, cioè io delle volte quando li vedevo, si vedeva che c'era questa energia che era entrata e aveva attivato la loro, che è tantissima, ecco. Però è stata anche la presenza di un adulto che sa coinvolgere, che sa inoculare un virus opportuno, questo virus opportuno, ecco, cioè, e che mette in moto tante cose. E poi diventa una cosa incredibile, cioè, poi è difficile ripartire. Se facessimo un incontro con i bambini di Paola che fanno prima media, si sono portati dietro. Io direi che proponiamo di rivederci presto, magari in presenza o magari anche lo facciamo in presenza, sì, ma assolutamente. Io voglio salutare tutti, fare i miei complimenti a Chiara Navone, Paola Di Pasqua e Chiara Navone, e ringraziare Francesco Rangella, ringraziare Beatrice e Matteo, veramente bravissimi, e
vi saluterei leggendo, finché Zoom ce lo concede, alcuni pensieri sparsi che sono in chat, che mi sembra un bel modo di salutarci. Se a un certo punto si interrompe tutto, ci siamo già salutati. Complimenti al connubio Paolo e Chiara. Paolo è sempre stata una fonte di emozioni e ispirazione. Chiara una piacevole scoperta di creatività e gioia. Tempo vuoto per lasciare spazio ai pensieri, che poi diventano fecondi. Il tempo dell'abbraccio. Non vedo l'ora di avere tra le mani il libro. Un tempo per gli sguardi. Ciao maestra, sono Mattia, vorrei leggere il tuo libro. Non ho capito come posso averlo. Grazie. Io ho già il libro, davvero molto bello, una storia di disegni, e trovo molto bella l'idea di questa educazione al tempo di qualità, sia per i più piccoli ma anche per i più grandi, che spesso pensiamo di non averne più, oppure ne buttiamo via tanto senza rendercene assolutamente conto. Andiamo avanti. Io chiederei il tempo per gli abbracci, perché siamo sempre tutti di fretta. Alla fine ci capita di rinunciare alle cose più dolci, come gli affetti. Vorrei il tempo per abbracciare forte e stritolare i miei ragazzi ogni mattina, prima di andare a scuola. E su questo pensiero e questa richiesta io saluto tutti, prima che Zoom interrompa bruscamente, senza darci il tempo di uno sguardo e di un abbraccio. E ringrazio tutti per essere stati con noi. Ad Maiora ci rivediamo in presenza, virtualmente, in tutte le salse. Grazie ancora a Mariangela. Bruno, che ci ha aiutato, che ci ha guidato e che ha guidato l'incontro, ideato, anche proposto, perché inizialmente siamo stati un po' restie all'idea di un incontro online, perché ci sembra sempre una diminuzio, quando in realtà c'è un valore aggiunto anche di questa formula. Grazie a voi per aver accolto l'invito, a Francesco Langella per aver indirizzato Paola verso la biblioteca universitaria, e per un incontro in presenza. Siamo pronti ad accogliervi in un abbraccio che consenta veramente di ritrovarsi nello sguardo, nelle parole e nei disegni di questo libro. Dammi un attimino, @gmail.com, se volete il libro, come chiede Mattia, basta andare lì. Paola, salutate. Io volevo chiedervi se riuscite ad aprire le telecamere, perché ho tanta voglia di abbracciarvi almeno con lo sguardo. E adesso le apriamo tutte, tanto vedo persone da tutti i luoghi. Ecco, e ho il cuore pieno e vi ringrazio. Dalla Sicilia, all'Olanda, a Parigi, e vi abbraccio. Non capisco tutti. Perché non te lo fa, aspetta. Niente, non ciao. Senti? Ciao Paola, ciao a tutti. Ciao Paola. Okay. Ciao. Ciao maestra. Ciao Paola. Ciao ragazzi, grazie. Oh. Grazie. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Ciao Alessia, ciao Flavia. Ciao Paola.